ci hanno portato dal 15 aprile 2021 ad attendere fino ad oggi, 28 dicembre 2021, una semplice attuazione di una legge che serve a ripristinare l'agibilità democratica sul posto di lavoro attraverso l'applicazione di un turnover che si aspettava da 26 anni. Avere atteso 9 mesi fino ad oggi ha portato a un danno enorme, poiché proprio il 23 dicembre 1.305.000 euro non spesi nel capitolo di spese di queste persone non sono state utilizzate e restituite. Abbiamo perso 1.305.000 euro. A seguito della mancata attuazione di questa norma, in seno a questo articolo sul turnover c'erano 350.000 euro non spese e si arriva a 1.655.000 euro bruciati per l'agricoltura, bruciati come efficientamento delle attività consortili, bruciate per l'attività dei lavoratori, bruciate per garantire una migliore stagione irrigua nel 2022, bruciati perché è mancata la responsabilità di avere tutti i documenti necessari da aprile ad oggi. È una vergogna che noi lasciamo le nostre famiglie sotto le feste per poter reclamare un diritto che ci spetta dal 15 aprile 2021 e loro sono in ferie. È una vergogna che un ente di vigilanza, anziché preoccuparsi di ricevere le delibere nei tempi utili, ha avuto l'ultima delibera su pressione del SIFUS il 23 dicembre. E l'ente di vigilanza cosa ha fatto fino al 23 dicembre? Quali pressioni ha esercitato l'ente di vigilanza? È chiaro che ci sono dei responsabili, delle persone, dei dirigenti, dei politici, io non lo so. Fatto sta che c'è della gente che impedisce, che non vuole che il consorzio di bonifica funzioni. In Parlamento regionale mi sono fatto portavoce di una norma che garantisce il turnover, l'assunzione di almeno il 50% dei dipendenti a tempo determinato ai consorzi di bonifica. Adesso, sotto Natale, lasciatemi dire, al freddo e al gelo, in una condizione inaccettabile, questi signori sono qui per chiedere che vengano tutelate alcune loro istanze. Un diritto negato. Basterebbe a questo punto inviare una nota ai consorzi mediante la quale si possa chiedere di procedere alle correzioni delle graduatorie e, laddove non ci sono ricorsi, avviare la procedura di assunzione. Questo al fine di garantire anche ai dipendenti dei consorzi di bonifica di poter trascorrere questa fine anno come un periodo sereno.